3:21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo appuntamento con Replay, questo appuntamento del lunedì per parlare dei guai del Pescara, perché è un momento molto difficile per la squadra biancoazzurra, seconda sconfitta consecutiva della gestione Le Grottaglie, questa Serie B sempre più pazza che ci regala risultati a sorpresa, ed anche il futuro del Pescara a qualcuno fa paura per il ciclo terribile che si presenta nelle prossime 4 gare. Ma sono tanti gli argomenti che affronteremo questa sera con i nostri ospiti. Ritrovo con piacere, dopo qualche settimana di assenza, il nostro compagno di viaggio Totò De Leonardis. Buonasera Totò, buonasera, ben rivisto. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ritrovo con piacere anche il consigliere della Regione Abruzzo, il dottor Guerino Testa. Buonasera Guerino. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Un bentornato anche all'agente dei calciatori, Alessandro Alberti. Ben trovato Enrico, buonasera a tutti. Un bentornato ai nostri studi anche all'imprenditore Antonio D'Angelo. Buonasera Tonino, buonasera, grazie per essere qui con noi. E un ben rivisto anche a Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera a te. Grazie. Saluto ovviamente il nostro compagno di viaggio, il campagnaro di questa trasmissione, Francesco Di Francesco, che è ancora un po' infortunato ma tornerà presto tra di noi. E lui sa perché lo chiamo campagnaro, perché spesso c'è, spesso non c'è. Comunque, Pescara, città della protesta, è inerente sia alle tante proteste che i tifosi biancoazzurri hanno avuto nei confronti dell'arbitro dell'ultima partita con il Cittadella, proteste anche ambientali, visto che ci stiamo facendo un po' del male da soli, perché la società è contestata, la squadra viene poco aiutata in un momento difficile. Certo, si rispetta il pensiero di tutti, però il patrimonio della Serie B è sempre la cosa più importante. Vado a salutare in regia, come sempre, Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Ciao Enrico, buonasera a tutti gli amici da casa, agli ospiti in studio. Si sta giocando in Serie A il posticipo tra Milan e Torino, 0-0 il parziale. Sta iniziando il match del Bentegodi, posticipo di Serie B tra Chievo e Salernitana. Ci sono anche 2 gare di Serie C, Carrarese e Renate, e poi Reggio Audace Arzignano Campo, tutte gare sullo 0-0. Qualche notizia di questi ultimi giorni, delle ultime ore. Intanto c'è un nuovo allenatore per la primavera del Pescara, si tratta di Pierluigi Iervese, a lui il compito di ereditare l'incarico di Nicola Le Grottaglie dopo il periodo ad interim di Battista. Poi altre notizie a proposito di primavera del Pescara: l'ex responsabile Cetteo Di Mascio, ora responsabile del settore giovanile del Teramo, e anche il nuovo allenatore della prima squadra del Teramo dopo l'esonero del tecnico Bruno Tedino. Da ieri sera c'è l'ufficialità, e poi un'ufficialità arrivata nelle ultime ore: campionato di eccellenza abruzzese, Fabio Montani non è più l'allenatore del San Buceto, è stato esonerato, al suo posto c'è il ritorno di Francesco Del Zotti. A te. Allora, abbiamo titolato città della protesta, ovviamente parleremo anche di questa partita con il Cittadella alla vigilia di 4 gare che dovrebbero orientare un po' il campionato del Pescara. Però prima di sentire gli ospiti, da questa sera mandiamo in onda una clip che abbiamo realizzato alla fine della partita con il Cittadella. Insomma, le telecamere di TV6 a fine partita si sono accese per sentire un po' gli umori dei tifosi, una clip di 2 minuti per vedere qual è stata la reazione di chi era presente allo stadio Adriatico, il servizio di Stefano Recanati con le riprese della GT Fotovideo. L'arrivo di Bocinov. Bisogna vedere in che condizione fisica è, io sono ottimista comunque. Si complica il cammino del Pescara dopo questa sconfitta? Sì, si complica, perché comunque abbiamo giocato bene, ma a mio parere l'arbitraggio non è stato degno. L'arrivo di Bocinov potrebbe dare una mano a questa squadra? Sicuramente, penso che sia un elemento fondamentale, che sia la società abbia fatto un ottimo passo nel suo acquisto. Bocinov sicuramente un acquisto di esperienza, magari forse era meglio un acquisto un po' più giovane, un po' più prestante, però comunque l'esperienza ci sta, quindi speriamo che faccia bene. Una partita come al solito, sempre scialba, insignificante come tutte le altre, niente di nuovo sotto il sole. Peccato, speriamo che ci salviamo. Non ci sono schemi, non c'è gioco, l'allenatore che è cambiato, non è cambiato niente. Sicuramente due facce di una stessa medaglia. Primo tempo ha giocato molto bene, il secondo hanno preso il pallino del gioco in mano loro. Poi si sono fatti anche innervosire, perché l'arbitro è stato veramente scandaloso. Solo che noi possiamo dirlo, i tesserati no. Ma secondo me una squadra, il Pescara, molto forte. Forse probabilmente deve un attimo più velocizzare le azioni.
Parli tu dell'arbitro, scusa, qua stiamo di fronte da ieri sera con la partita che ha dimostrato la Coppa Italia, no, perché è uno scandalo pubblico, non per il rigore, ma per i falli, la VAR. Scusa, di che cosa parliamo? L'arbitro dovete intervistare, oggi è il peggiore arbitro in 40 anni di calcio, è il peggiore arbitro che ho visto. L'importante è che arriviamo alla salvezza, con questi arbitri qua non è possibile più andare avanti. Pescara adesso con questa sconfitta complica il suo cammino ai playoff? Sicuramente sì, perché rimane a 32 punti, sono pochi. Bocinov invece quando sarà in campo? Sì, ti comba Bocinov va per quello Ferrevecchia a Pescara. Vabbè, abbiamo chiuso con una battuta su Bocinov che dovrebbe esordire domenica alle ore 21 a Crotone. Insomma, abbiamo toccato diversi tasti, l'arbitro, la prestazione del Pescara, Bocinov, la protesta quindi da parte della mia. Che momento stiamo vivendo, Totò, tu che sei la firma storica del giornalismo pescarese? Un momento molto delicato. Noi abbiamo sempre detto, quando parliamo di Serie B, che insomma i ruoli delle varie squadre si decidono a marzo, diciamo, perché quello è. E il Pescara si sta avvicinando a questo momento chiave della stagione, come hai detto tu all'inizio, con la vigilia di esami delicatissimi, cioè che è nell'ordine Crotone, Benevento, Ascoli, Spezia, cioè la prima, la seconda, la terza del campionato, e questo è il momento chiave. Pescara ci arriva in effetti con le ossa rotte, perché sappiamo quello che è successo con il mercato, con questa squadra che doveva essere comunque ritoccata, non rinforzata, ritoccata a mio avviso, e invece ha perso dei pezzi importanti, non ha trovato niente. Adesso ti affidi a Bocino sperando che sia ancora quello che avevamo visto 7-8 anni fa ai tempi della Juve, quando tra l'altro è stato compagno di squadra anche di Le Grottaglie. Quindi è un momento molto delicato con la protesta che in effetti, vuol dire, è anche giustificata. Adesso ho sentito queste interviste, direi che sono state un po' in linea anche con quello che può essere l'amarezza per una partita nemmeno così dura, voglio dire, nei confronti, perché in effetti tra l'altro è stata una partita questa che Pescara non meritava di perdere, insomma, una partita giocata abbastanza bene, però è chiaro che adesso il momento è così delicato che è difficile capire quale possa essere il destino di questa squadra. Allora andiamo per ordine, così affrontiamo diversi argomenti. Guerino, Pescara la conosci benissimo, una città che si entusiasma in poco tempo, così come si butta giù, avviene un po' in tutte le piazze, però qui a Pescara siamo bravi un po' ad aumentare il tenore della critica e dell'entusiasmo. Qual è l'aspetto che ti preoccupa di più e qual è invece, diciamo, la pagina che potrebbe essere letta con più positività? Ma l'aspetto che mi preoccupa maggiormente, nel caso in cui si dovessero affilare risultati negativi, la squadra mentalmente non reagisce positivamente a quello che può capitare, perché se facciamo l'analisi delle ultime partite, la partita Udine contro il Pordenone, il Pescara oltre a vincere aveva convinto, aveva giocato molto bene. Poi c'è stata la partita in casa dove si è vinto stentando un po', a Entella siamo stati proprio scialbi e mediocri, e la partita ultima è stata una partita dove il primo tempo, come è stato detto, il Pescara se l'è giocata, è stata abbastanza in palla. Il secondo tempo, un po' vuoi per il nervosismo creato da alcuni atteggiamenti e scelte arbitrali, vuoi un po' anche la paura e anche l'aria che si respirava che non era positiva, il Pescara è tornato a casa senza punti. Ci sono partite adesso importanti che potrebbero sembrare anche proibitive, però la Serie B ci ha, ormai sono anni che ci ha messo di fronte a situazioni che potevano sembrare anche inaspettate. È possibile che il Pescara ti fa adesso la partita della vita domenica a Crotone. Ecco, facciamo riferimento al Crotone. Il Crotone a Pescara penso che sia stata una delle squadre meglio organizzate, meglio più belle, ha fatto un gioco, ha meritato ampiamente la vittoria, dopodiché un po' si è persa. Oppure l'Empoli adesso, certo l'Empoli ha fatto una campagna acquisti importante, però ha ritrovato smalto e con due partite si è ritrovato anche sopra il Pescara.
Noi dobbiamo aspettare che non ci sia una, innanzitutto che la squadra tenga da un punto di vista fisico, perché sono anche diverse defezioni. Sì, si sta svuotando un po' l'infermeria, però ecco, cioè Bojinov è un grande punto interrogativo, perché potrebbe essere la svolta di questo campionato, oppure perché trova un attaccante da pesare in tutti i da sensi. Da pesare, sì. Oppure potrebbe essere un attaccante che non mette un punto interrogativo, però il risultato di domenica sarà fondamentale. Alessandro, pensi che si stia ripetendo un po' il cliché già visto con Zauri, cioè prestazioni positive, poi passi indietro, perché quel rendimento schizofrenico, come l'aveva descritto Galeone, sta tornando, perché anche con Zauri c'era stato un periodo positivo, poi prestazioni non confortanti. Ecco, c'è il rischio di andare avanti fino a fine campionato con questo cammino? Io ho definito in qualche recente intervista l'andamento del Pescara, più che schizofrenico, ondivago. Sì. Ossia, ci sono state partite esaltanti che hanno poi fatto seguito a delle prestazioni scialbe e viceversa. Non c'è stato mai una linea logica nel rendimento di questa squadra. È difficile riuscire a classificare il Pescara proprio in virtù del fatto che ormai si sono giocate 25 partite e non c'è stato mai un trend che ti abbia fatto capire se la squadra era in crescita o in declino. Oggi come oggi l'allenatore mi sembra una persona assolutamente capace, Nicola lo conosco tra l'altro, è anche una persona che si sa esprimere, credo che stia costruendo anche una discreta alchimia con la squadra, perché anche come si presenta di fronte ai microfoni mi fa bravo nella comunicazione, molto sì. Bravo, perché è un ragazzo molto molto intelligente. Devo dire che le ultime battute d'arresto effettivamente sono state anche un po' frutto di episodi, perché non mi sembra... Beh, tre rigori in due partite sono stati decisivi. Esattamente, soprattutto il primo rigore a Chiavari, anche se la partita non l'ho vista perché ero in viaggio, mi sembra frutto più di una disattenzione del difensore nostro, così come il rigore di Elizalde, credo che sia stata l'indice del fatto che è un giocatore che non ha tante partite sulle gambe, quindi non è che abbiamo avuto degli avversari che ci hanno massacrato sotto il profilo del gioco. È chiaro che questa situazione però si va a incastrare con una situazione ambientale un po' difficile, quindi voglio dire a essere accorti e mantenere il giusto grado di concentrazione in questo momento secondo me è fondamentale. Ecco Tonino, quando Alessandro parla di rendimento ondivago, quindi non si capisce ancora a cosa si va incontro, perché c'è l'ottimista che guarda ancora la zona playoff, ovviamente il pessimista si guarda dietro le spalle per la paura di essere risucchiati nella zona calda. Il tuo termometro? Innanzitutto, a parte che la Serie B è un campionato da sempre di alti e bassi, al di là del Benevento che oramai ha preso il largo, basta vincere due partite consecutive per ritrovarsi a giocare addirittura per il secondo posto. A noi quello che ci manca secondo me è un finalizzatore, ma questo problema ce l'abbiamo dall'inizio del campionato. Se avessimo avuto un attaccante come lo scorso anno, però questa squadra non è una squadra tra le prime come realizzazione di reti. Appunto, nonostante tutto però ci manca davanti. Adesso vediamo domenica con l'avvento di Bojinov, che certamente non può essere quello della Juventus, se no non poteva venire a Pescara. Però ci basterebbe un Bojinov al 50% per avere un giocatore che per la categoria ci può dare una mano, insomma. Riccardo, invece la tua preoccupazione maggiore oggi qual è? L'ambiente che si è creato, questa proteste dei tifosi, questa mancanza di serenità anche da parte della squadra, che si è fatta innervosire, devo dirti probabilmente giustamente, perché ci siamo innervositi tutti in questa partita. Io credo che la squadra... Beh, lì però non per colpa dell'ambiente, per colpa dell'arbitro. No, colpa dell'arbitro, certo. Ho detto, si fa tirare dall'arbitro.
Insomma, un po' tutto questo non tante gioca componenti favore. Negative? Tante componenti, ma guarda, negative, tante componenti che se le dobbiamo vedere negative, le vediamo negative. Però sicuramente una squadra che è squadra non si fa, non entra in questo tourbillon, anche se l'arbitro è stato un grande provocatore. Io credo che questa partita giocata con un arbitro differente non sarebbe finita con una sconfitta, perché la squadra comunque ha giocato bene e ha reagito bene e ha fatto gioco, cosa che non ha fatto ad Empoli, invece ha fatto col Cittadella. A Chiavari volevi dire? Perdonami, scusami, sì, a Chiavari. A Chiavari. Però sicuramente quando gira male, poi gira male. E quindi abbiamo questa sconfitta onestamente inaspettata, perché non credo che nessuno si aspettava di perdere in casa col Cittadella, pur il Cittadello essendo la nostra bestia nera, purtroppo ha dimostrato, però questa volta non tanto per merito del Cittadella, non tanto per demerito nostro, tanto per merito dell'arbitro. Sentiamo soltanto qualche secondo di Legrottaglia anche in vista della partita di Crotone al microfono di Paolo Renzetti. Ci sarà questa gara di Crotone, una gara difficile che il Pescara affronterà ancora in emergenza per via delle tante assenze. Ormai siamo sempre in emergenza, stringiamoci, andiamo avanti. Ci sarà Bocinov in campo? Positivo, non lo so, vediamo, dobbiamo valutarlo, vale domani agli allenamenti, vediamo come sta, quanto gas c'ha nelle gambe, quanta autonomia c'ha, ma sicuramente se l'abbiamo preso è perché pensiamo ci possa dare una mano. E adesso dobbiamo utilizzare tutti, perché tutti ci faranno comodo fino alla fine, saranno utili per l'obiettivo del Pescara. Hai incontrato il presidente Sebastiani? Sì, però quando perdi una partita così è meglio raffreddarci un po', perché a caldo siamo nervosi, ma ci sta, ma se no non è calcio, se no non è sport, viviamo anche di emozioni, a volte negative, a volte positive, bisogna stemperarle. Adesso ci faremo una bella mangiatina, ci rilasseremo un attimo e a freddo, ecco, valuteremo quello che è successo oggi. Sì, Legrottaglia è sempre molto sereno, molto tranquillo. Cosa ha sbagliato Legrottaglia nell'ultima partita? Se ha sbagliato qualcosa, Alessandro? Probabilmente quando si è fatto male Del Grosso, che poi ha dovuto giocare in una posizione inedita rispetto al suo ruolo naturale, io pensavo che la difesa lui la schierasse a 4. Se ti devo dire con Masciangelo dunque a sinistra, con Masciangelo, però poi voglio dire col senno di c'è poi la controprova, sì. Grandi errori, per il resto non posso imputargli neanche, perché mi sembra che le scelte erano obbligate viste, per esempio, Bosic dall'inizio. Ma questo ragazzo io credo che lui lo abbia schierato perché ci ha fatto vincere la partita a tempo scaduto contro il Cosenza. È un ragazzo che vedendolo giocare ti colpisce per la velocità, cioè molto rapido, mette questa schiena curva, corre, si vede che c'ha un passo diverso dagli altri. A volte secondo me è un po' confusionario e ha bisogno anche di capire un po' determinati movimenti, però è un 2000. È un 2000. Certo. Allora il discorso che deve essere fatto con un po' di logica. Se ci sono dei 99 e dei 2000 in campo, inevitabilmente degli errori ci sono. Però la politica di questa squadra, di questa società, è quella di valorizzare i giovani. Bisogna avere anche la calma di saperli aspettare. Mi era piaciuto più il Bosic che ho visto contro il Cosenza rispetto a quello contro il Cittadella. Esattamente. Che lui, anche con la Salernitana entrò bene, fece fare il gol a Maniero. Esatto, per un conto entrare gli ultimi 15 minuti, un conto indossare la Maniero. È normale che queste valutazioni si fanno col senno di poi, al risultato acquisito. Col senno di poi. Guerino? Poi con il Crotone è stato pure avvantaggiato perché la sua velocità è stata... Con il Cosenza. Con il Cosenza, scusami, perché a un certo punto il Cosenza è sceso fisicamente in maniera terribile, c'erano tutti con i crampi, quindi la sua velocità ha avuto un doppio impatto. Certo, parlare dopo due giorni è facile, però forse vedendo i due piccolini che non tanto se ne intendevano quel giorno, forse mettere un puntare con uno più prestanza fisica in area forse sarebbe stato. Ecco, Totò, in molti abbiamo pensato a questo fatto dopo l'uscita Del Grosso, che si tornasse alla linea 4 difensiva. Non ha voluto cambiare. Secondo te c'è un motivo particolare? Non è che lui sia fissato per questo? No, penso di mantenere l'identità della squadra. Cioè, per la verità, mi ha sorpreso schierare
del grosso come centrale, voglio dire, non mi sembra che fosse il suo ruolo. Se sarà a vedere, al di là dell'infortunio, voglio dire, credo che magari poteva fare una soluzione diversa, nonostante l'assenza, che so, ci poteva stare più Crecco, per dire, uno più di fisico. Che del grosso, credo che in carriera non abbia mai fatto. Sì, un paio di partite. Partite. No, così come in linea di massima mi ha sorpreso anche l'inserimento di Bocic dall'inizio, perché se la forza di questo ragazzo credo che sia stata soprattutto quella di subentrare con la sua freschezza a partite in corso. Lui ha spaccato la partita, quella precedente, col Cosenza, ma anche quando era entrato prima, un'altra partita precedente con la Salernitana, con la sua velocità, con la sua freschezza, è riuscito a mettere in difficoltà. Quindi una scelta un po' azzardata. Esatto, sì. Probabilmente. Allora, insomma, vi posso chiedere, ma cosa è cambiato da Zauri alle Grottaglie? Ma io vedo magari una certa continuità per quanto riguarda l'assetto da dare alla squadra, nel senso che finora in effetti lui ha mantenuto anche questo, io parlo di Del Grosso, sì. Però lui anche nel momento di difficoltà numerica ha puntato sempre su questo tipo di... Quindi lui sta puntando a dare questa identità alla squadra. È ovvio che poi assieme all'identità ci deve stare anche la qualità della squadra, però credo che la differenza maggiore sia stata questa. Noi a Luciano abbiamo rimproverato soprattutto un paio di azzardi sotto questo aspetto, che so, in pratica la partita con la Cremonese, sì, che era del tutto fuori luogo, cambiare. Dice, almeno qui si sta seguendo una linea. Questo, credo che lui stia seguendo questa linea molto. E tra l'altro l'altra differenza è che lui sembra molto positivo, non so se recita, o comunque lo recita bene, però l'impronta che dà, l'atteggiamento che dà, credo che sia comunque positiva nei confronti della squadra. Siete d'accordo, Riccardo? Sì, tutto sommato sì, non è che alla fine è cambiato molto tra Luciano e le Grottaglie. Guarda, è un'annata particolare. Sì, sta succedendo di tutto quest'anno. Bravo, sta succedendo di tutto. E non c'è, anche come diceva Alessandro prima, non c'è un periodo di calma. Ogni domenica, ogni sabato affrontiamo sempre delle problematiche. Siamo partiti con gli infortuni, poi il cambio dell'allenatore, poi adesso anche l'arbitro si è messo. Siamo un po' tutto a innervosire. Onestamente, personalmente, sono abbastanza innervosito tutto quello che è successo, perché la squadra, secondo me, partendo da quella che è partita, è forte, non è una squadra debole. Non è una squadra dal posto che ho. Anche senza Machine. Ecco, Machine ha indebolito un po' la squadra, questo è da, cioè non si può. E ti dirò di più, l'ha indebolita soprattutto perché ho visto Galano che se prima si alternava alle giocate, adesso vanno tutti un po' a cercare le giocate del giocatore che poi, ha maggior piede. Quando l'annata è storta, l'eventuale sostituto di Macina arriva e si infortuna al primo allenamento. Esatto, questa è un'altra cosa che fa nervosire, perché l'unica cosa che è cambiato anche un pochino, forse una cosa sola, lo spogliatoio. C'è una calma nello spogliatoio che prima forse con Zauri. E questo è un lato positivo o negativo? Positivo. Da come è arrivato le Grottaglie, da quello che ho sentito dire io, cioè subito c'è stata un'empatia con i giocatori, per cui questo vuol dire molto, questo cambio già vuol dire tanto a lungo andare, no? Però poi sempre l'espressione che dà il campo, perché... Però sai, se magari nello spogliatoio prima c'era un pochino di turbolenza, di maretta c'era con 3-4, sappiamo, insomma, no, c'era qualcosina, che adesso invece pare che questo se non pensiamo che so, Pescara che ha battuto il Benevento quel giorno, avresti detto con tutti che c'era l'empatia eccezionale, la squadra che rispondeva. Però tu sai che sì, magari capito, con Zauri le ultime partite c'erano qualche giocatore che non facciamo magari neanche cose, si la risposta, cioè questi problemi vengono a galla quando arrivano i risultati negativi. Certo, no. Però la risposta ce la deve dare il campo adesso, cioè il problema vero è veramente questo, è il momento chiave del campionato. Certo, abbiamo anche quattro partite in questo periodo.
sei condannato comunque a lottare per salvarti, non ci sono cacci, cioè quella la... Adesso guarda, queste quattro sono, partite, non come è che diceva puoi dire Guerino, adesso ci rifacciamo, vediamo. Queste quattro partite devono dire tutta la verità, anche sulla, arriveremo sul carattere, alla 29esima, sulla forza della squadra, sulla tenuta dell'allenatore, su tutto, anche perché l'altro non puoi sperare sul mercato, quindi devi comunque essere, soprattutto in questo momento, non perdere la testa. Sotto questo aspetto, per questo apprezzo le Grottaglie per l'atteggiamento che ha, sì, credo che sia positivo. Non deve nemmeno subentrare questo, la paura. Ecco, anche se lui in questo momento devi avere comunque la forza di saper reagire. Guarda, io comunque, facendo un'analisi di quello che è accaduto nelle ultime partite, la sconfitta, è vero che nessuno si aspettava la sconfitta con il Cittadella, però in Serie B scelte arbitrali un po' particolari, un po' di sfortuna ci può stare. A me quello che ha più dato i nervi è la sconfitta a Chiavari, perché tu venivi da due partite, una dove hai giocato bene, dove uno hai trovato il gol all'ultimo momento e quindi... dove non c'è stato nemmeno un minuto di contestazione, quindi montava un clima molto positivo. A Chiavari io pensavo che si potesse anche continuare. Io mi aspettavo una vittoria per un trend positivo. Poi diciamola tutta, deve essere sempre la squadra comunque a trascinare i tifosi, cioè certo, chi certo. Lo stadio. Ma infatti la partita con il Cosenza, non c'è stata nemmeno non c'è stata per niente squadra... un minimo di protesta nei confronti del presidente della società. Anzi, la contestazione è iniziata con il Cosenza. Con l'ultima, proprio all'inizio, poco. Sì, però dopodiché è finito lì. Quello è un discorso a parte, no? Quello è un discorso a parte. Invece con il Cittadella nulla, però il Cittadella la partita ci può stare, a parte la nostra bestia nera, però con le lentella e comunque. Come dicevamo prima, per non ripetere le stesse cose, è vero che ogni partita è importante in Serie B, è importante adesso che quelli un po' più di esperienza e con... Però prima Alessandro ci diceva in campo c'erano 4,99, 2,000, sì, per necessità, un po' per... Questo indiscutibilmente hanno bisogno di un tempo, credo che... Sì, ma il tempo non ce n'è più perché stiamo entrando nella fase cruciale della stagione. Da qui a quattro partite arriviamo alla trentesima. Non ce n'è più, no, volevo semplicemente fare un riferimento al titolo che c'è ovviamente in sopra. Credo che fondamentalmente il malessere che c'è in questo momento è che nelle ultime due sessioni invernali effettivamente abbiamo avuto un campionato giocato dal Pescara nel quale già al mese di ottobre, di novembre si vedevano palesemente quelle che erano le carenze. L'anno scorso mancavano gli esterni, quest'anno viceversa, ci abbiamo gli esterni bravi e ci manca il finalizzatore. E purtroppo e tra le altre cose dico questo perché poi il campionato di quest'anno e anche quello dell'anno scorso consente la rincorsa e la ripresa. Vedi l'Empoli, sì. Vedi lo stesso Spezia, perché quando c'è lo Spezia... anche l'altra faccia della medaglia però. Sì, cioè, lo Spezia è venuto qui e Italiano sembrava che era lì per essere esonerato. L'Empoli ha preso 3-4 giocatori dalla Serie A, è ritornato in corsa e nel mercato del Pescara, dove in considerazione di un grande equilibrio si aspettava un qualche cosa che rafforzasse la squadra, c'è stata ovviamente la mortificazione di vedere una squadra indebolita sia l'anno scorso che quest'anno. Io credo che Božinov possa fare bene a Pescara, se non altro perché vedendo anche i giocatori... Tu che referenze hai sul suo stato di salute? Discrete, però... Il discorso di Bosino lo voglio allargare un po' a macchia d'olio anche a quello che si vede in Serie A, dove ci sono giocatori pluritrentenni che stanno facendo bene, Ibrahimovic, Palacio Bologna, Quagliarella, Pazzini a 36 anni. Quindi se questo giocatore igrana ed è in una condizione accettabile, io credo che possa dare un aiuto sicuramente al Pescara, oltre poi nell'attesa di Tuminello, che mi sembra di leggere che ormai sia prossimo a ricominciare col gruppo. Tra un mese e mezzo potrà arrivare. Però è chiaro che il tifoso non poteva pensare mai che quest'anno Mancì potesse andare via, che era il giocatore che stava un po' stuzzicando il palato di tutti quanti, e quella credo che sia... E allora questo sarà il prossimo argomento, perché in questo momento questa classifica di chi sono figlie? Delle scelte societarie, delle scelte degli allenatori, di errori fatti da giocatori, staff tecnico, ce lo direte più tardi, dopo la pubblicità. Andrea, ci sono novità dai posticipi?
Allora, novità in Serie A, Milan in vantaggio sul Torino con il solito Rebic, 0-0 al Bentegodi tra Chievo e Salernitana, sbloccati anche i posticipi di Serie C con i vantaggi casalinghi di Carrarese e Reggio Audace. A te. Bene, allora torniamo in studio con le responsabilità della società biancoazzurra, tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:35 minuti, rientriamo in diretta con i nostri ospiti perché Enrico, pubblicità. Sì, ti do un aggiornamento da Verona, Chievo in vantaggio sulla Salernitana, Giaccherini su rigore. Allora, vogliamo vedere la classifica aggiornata con questo parziale perché con questo risultato il Chievo supererebbe i biancoazzurri in classifica, infatti si porterebbe a quota 34, quindi il Pescara, Perugia e anche Cremonese che era partito con altri obiettivi sono sulla fascia destra. Però non focalizziamo l'interesse sulla classifica, altrimenti non stiamo tanto bene.
Vi chiedevo prima della pubblicità, questa situazione che si è venuta a creare, ambientale, di classifica, di chi è figlia delle scelte societarie, dei tecnici che sono stati insediati sulla panchina, di una squadra falcidiata da infortuni? Cioè, la causa principale, Alessandro, secondo te qual è? Sono con cause? Ma sono con cause, però la prima è quella di non aver confermato l'allenatore dell'anno scorso. Perché non si può ogni anno cambiare allenatore nella speranza di azzeccare la stagione top, rivincere, stravincere. Credo che Pillon, con tutti i difetti che ha, perché forse potrebbe anche essere considerato un allenatore stagionato, comunque è un allenatore che aveva le idee ben chiare. Purtroppo l'anno scorso il primo contestatore è stato il suo presidente. E poi ovviamente era inevitabile che, non vincendo il campionato, andasse via, e chiaramente Zauri è arrivato con questa grande attesa che ci si aspettava i risultati e il gioco, e non c'è stato né l'uno né l'altro, anche se Pescara poi galleggia, diciamo, a metà classifica. Sono state tutta una serie di concause. Per come vedo io il calcio, in realtà penso che un lavoro debba essere fatto con una continuità anche tecnica. Invece oggi come oggi, ma non solo a Pescara, c'è sempre questa poca pazienza, questa voglia di cambiare subito nell'attesa di trovare sempre qualcuno che ti imbrocchi la stagione. Invece anche nel caso di Le Grottaglie adesso, io credo che Le Grottaglie debba capire i suoi giocatori, i giocatori debbano capire Le Grottaglie. Questo non è un processo che accade in 2-3 settimane di lavoro, certo, per quella che è la mia esperienza professionale e quant'altro. Quindi tu sostieni la prima causa è la mancata riconferma di Pillon? Secondo me sì. Chi è d'accordo? Guerino, Totò, Guerino? Ma, sono d'accordo con Alessandro quando dice che non possiamo pensare che ogni anno tu peschi il Jolly come allenatore, modello Oddo, ma devi puntare su un allenatore che ha una filosofia di gioco, che si sposa con la squadra, e costruirci un ciclo che non è che sboccia dopo qualche mese. Però forse Pillon non era, non so se era il caso di conferma, non perché non ha fatto un buon lavoro, ma penso forse che il Pescara volesse puntare più su un allenatore giovane. Poi ci sono state delle concause, perché il centravanti che avevi pescato, che stava incominciando a fare bene, si è fatto male. La contestazione da un lato. La contestazione, diciamo, che è uscita nelle ultime settimane. Alcuni giocatori che comunque potevano essere il perno, non so, penso a Palmieri o a centrocampo, su cui si puntava molto, che lo vedo un po' in difficoltà. Non è il Palmieri che ci aspettavamo. No, la cessione di Macina adesso, il fatto che non c'è stata continuità di risultati, questo è un altro fattore importante. Infatti, se vediamo che l'ultima partita ci sono stati 600-700 spettatori oltre gli abbonati, penso che questo sia un dato molto emblematico. Quindi, se devi fare un elenco, il primo motivo qual è? Perché Alessandro è stato chiaro, la mancata riconferma di Pillon. No, io non, per me non è quel problema, ci sono state una serie di concause che non ci sono state questa consecutività di risultati. Tonino? Sì, la penso come Guerino io, perché l'allenatore lo scorso anno, ricordiamoci la partita contro il Verona, c'avevamo un'autostrada, ma non diciamo sì, però l'uscita di quella partita, siamo usciti avevamo un'autostrada per andare in Serie A, e anche un po' di colpa ce l'ha avuta anche l'allenatore. Adesso poi è sempre facile dire che quello che non c'è è il più bravo. Si è provato di prendere un allenatore che aveva fatto un gran lavoro con la Primavera, ci si è provato, perché quando tu hai visto che hai preso un allenatore che veniva da un'annata stupenda, aveva portato la squadra alla Primavera in Serie A, per cui penso che sia questo. Poi il fatto che allo stadio non ci sia nessuno, ecco, 700-800 paganti, cioè dimmi tu come facciamo a fare una Serie B con 700-800, al di là del fatto delle contestazioni o meno. Chiama la squadra, deve venire allo stadio. Cioè, se vai a Ascoli, che è una città di 49.000 abitanti, che tu sai, conosco bene, cioè, ci vanno 11.000 persone a vedere la partita, 8-9.000, 10-11. Pescara 7-800 paganti, ditemi voi, se non vendi un giocatore a fine anno, come fai a reggere le casse del Pescara senza nulla? Totò ha un'altra chiave di lettura per questa stagione, che si è incanalata su un binario non bellissimo. Sì.
tutto rimediabile, ce però. Ce ne sono tante. Al primo posto quale metteresti? Però, cioè, sei d'accordo con Alessandro, per esempio? No, partendo dall'idea che se fosse stato confermato Pillon non sarebbe stato uno scandalo, anzi, probabilmente sarebbe stato in linea con quello che era stato il campionato precedente. Insomma, non, io, secondo me, se veniva confermato, poteva essere anche questa una base di partenza per, migliore di quella dopo. E credo che poi sia stata costruita una squadra che ha stentato a trovare proprio la sua identità. Noi ricordiamo che insomma il mercato sono arrivati, che so, i vari Cisco, Di Grazia, tantissimi giovani, per cui si è perso del tempo a trovare una sua identità, un assetto. Nel frattempo appunto sono subentrati questi infortuni importanti, notevoli, cioè quello di Tomminello, quello di Palmiero, quello di Fiorillo, sono tutte però nonostante questo la squadra comunque fino alla è stata in zona playoff, è stata sempre in zona playoff, tra l'altro uno o due punti, è stato addirittura, ha avuto diverse possibilità addirittura di arrivare al terzo posto, al secondo posto, che poi ha perso la partita, per cui non è stato questo un dramma, una serie di situazioni concatenate che hanno portato però a questa situazione sempre più difficile, ultimo ovviamente il mercato di gennaio, perché era chiaro a tutti che il mercato durante la sosta dovesse portare a questa squadra un attaccante con caratteristiche diverse. Ecco, ma secondo te cosa ha scatenato anche la rabbia dei tifosi? Più la cessione di Macin o il mancato arrivo di un attaccante che adesso è arrivato, però si puntava a qualcos'altro? Sì, credo che siano state le due cose contigue, nel senso che alla partenza di Macin non ha corrisposto l'arrivo di un attaccante anche di peso, di nome, voglio dire, se fosse arrivato Iemmello, come si è parlato alla fine del mercato, probabilmente, o Melchiorri, l'atteggiamento, questo avrebbe messo in secondo piano, a mio avviso, la cessione di Macin, che tra l'altro non è stato di volontà della società, vuol dire, è stato secondo me un auspicio che si è voluto togliere l'amico di Guerino Berlusconi, di fare di questa squadra che ha 15 punti di vantaggio, che stravincerà il campionato, di prendersi un giocatore. E già con Pucciarelli si poteva un po' tappare la falla, poi arriva. Anche se ieri ha perso in casa con la Juve, sì, esatto. 23. Ciò che e Macin si è anche fatto male ieri. Quindi. Ciò che è stato molto di impatto è che Macin è andato a giocare da una squadra che ipoteticamente poteva pensare di andare in Serie A, è andato in C, anche se il Monza è come il Benevento di fatto ormai. Ma di questi casi ne abbiamo seguiti negli anni, anche quando il Pescara di Gallone fu promosso in Andorra, a Perugia, però fosse arrivato qualche altro giocatore, ci sarebbe stato. Era arrivato Pucciarelli. È arrivato Pucciarelli e si è fatto male. Quindi diciamo che il Pescara quest'anno è stato anche un po' sfigato. Sotto questo aspetto sì. Riccardo ha un'altra chiave di lettura, sicuramente non sarei d'accordo con Alessandro sulla questione Pillon, perché ne hai parlato tante volte. Per coerenza devo dire che puoi anche cambiare idea. Per coerenza, per quello che ho sempre detto, la squadra non ha aiutato il progetto Zauri. E questo malcontento nello spogliatoio ha fatto sì di creare delle concause, tra l'altro anche gli infortuni. Quindi tu punti l'indice sui giocatori? Assolutamente sì. Su certi giocatori sì, che non hanno aiutato il progetto Zauri, che era un progetto interessante, basato su tanti giovani all'inizio, ed era il progetto del presidente, ed è fallito. E lui ha rimesso un esordiente per ripetere il progetto che a distanza di 6 mesi voleva e lo vuole riproporre, perché riproporre le rottaglie dopo Zauri vuol dire essere coerente su quello che è il suo progetto, perché lui poteva prendere qualsiasi tipo di allenatore e invece ha preferito, a mio avviso, la squadra probabilmente che non amava a Zauri ama più Nicola le rottaglie, si è un po' più ricompattata e poi un po' la sfortuna della partita. Un campanello d'allarme, è vero, è stata la partita di Chiavari, perché lì la squadra non ha giocato. Però devo dire che poi, ribaltata dal fatto che col Cittadella tutto sommato non mettavamo di perdere. Però se devo puntare il dito verso qualcuno, verso qualche giocatore che non ha aiutato dall'inizio la causa della squadra. Chi si trova d'accordo? Totò no. Però sono coerente su quello che ho sempre detto. Sì, l'ha sempre detto, quindi. Siccome lo sta ripetendo all'infinito, questa è sua cosa, voglio dire, non ci sorride, perché secondo me, come ho più volte detto,
cioè è una fesseria, insomma, non è quella la causa principale, anche perché alla fine i Del Grosso, i Scogliamiglio hanno giocato tutti in questa squadra, quindi non capisco qual è l'effetto di questa situazione della squadra che ha remato contro. Non ce la vedo questa cosa qui, perché io non ho detto che è arrivato qua. Sì, no, ti voglio dire, se fosse così, sì, sarebbe di facile soluzione. Guarda, di facile soluzione. E infatti, la Tobia Zauri, no, la soluzione è l'altro. No, non è una soluzione quella che dovrebbe, anche perché stanno giocando gli anziani adesso, che anzi, non solo. Però, Totò, posso chiederti, quando Zauri è andato via, nel suo comunicato ha fatto chiaramente intendere che qualcosa non funzionava. Certo. Io adesso non ricordo le parole precise, manco io, però il discorso di Riccardo, non di remare contro, perché su questo sono d'accordo con te, però che non c'era serenità ambientale nello spogliatoio, questo è vero. Sì, però questo può essere che era un problema dei giocatori, non sì, sì, ma infatti lui sostiene, è un problema dell'allenatore. Infatti lui dà colpa ai giocatori sotto questo. Sì, eccolo qui, però cioè, questa frase... L'amarezza nel rinunciare al mio ruolo di allenatore non è negoziabile rispetto alla difesa di valori che ritengo fondamentali, uno dei quali è il rispetto della maglia bianco-azzurra. Non mi è negoziabile. C'era stato una diatriba come Musciaio? Sì, vabbè, quello è netto. Cioè, no, non c'è stata la diatriba solo con Musciaio. Una alla volta. C'è stata una diatriba con Del Rosso, c'è stata una, sì, una diatriba con Bruno, c'è stata una diatriba con Musciaio. Sono i due giocatori che si sono quasi messi le mani addosso, uno era Trecco, l'altro era Castro, se non sbaglio. Vabbè, quelle sono cose di campo che succedono un po' da tutte le parti, che i giocatori litigano e poi fanno pace dopo due secondi. Ma mancanza c'era nel rapporto tra allenatore e squadra, sicuramente qualcosa non funzionava. Sì. Alessandro, tu volevi chiedere? No, io voglio dire, non voglio fare ovviamente l'uccello del malaugurio, però vi faccio una domanda. Putta a caso che in queste quattro partite che definiamo delicate il Pescara possa avere un crollo che io non mi auguro, faccio le corna in diretta. Mi dite voi chi viene a allenare il Pescara se dovesse essere esonerato dalle rotaglie? Ma perché tu già pensi un eventuale cambio di panchina? Perché siccome vedo che qua c'è sempre, voglio dire, allora, il vecchio è vecchio, deve essere accantonato, no Pillon? C'è sempre la voglia di prendere... No, scusa, fammi finire di parlare, pazienza. Allora, c'è sempre la voglia di far allenare gli allenatori della primavera, ben venga. Però questo... Secondo me è un circolo un po' vizioso, perché tu rischi, è anche vero che se vai sui vecchi rischi lo stesso, rischi ogni volta di ricominciare il lavoro da capo. Per cui la mia domanda con qualsiasi allenatore si ricomincia, con qualsiasi allenatore si ricomincia. Posso rispondere all'allenatore, sì, per Luigi Gervese, che per correttezza ha preso Zauri e Dottaglia. Adesso c'è Pierluigi Gervese, quindi facciamo in bocca al lupo per la primavera. È una, chiaramente una battuta. Questo è un discorso delicato, però è una battuta. Certo. È una battuta. Però rispondi seriamente. Rispondo seriamente. Ma io ti ho fatto una battuta ridendo. Ti rispondo. Il progetto di Zauri era un progetto importante, presi dei giovani di valore, e c'era secondo me l'idea di fare un piano a 2-3 anni per rifondare una squadra dopo Pillon con delle determinate caratteristiche. Questo secondo me non è andato bene, questo è il problema. Poi tu mi dici se incanaliamo le quattro giornate diventa un problema, a quel punto prenderai probabilmente un allenatore di quelli. Vabbè, ma non possiamo adesso stare a pensare di cambiare allenatore dopo quattro giornate. Questo vale per tutti, tutte le squadre che perdono quattro partite potrebbero. Però io fondamentalmente non avrei cambiato Zauri. Io ti dico come la penso, non l'avrei cambiato. Non si può sempre sistematicamente presentare in prima squadra l'allenatore della primavera, dai. Io mi stai presentando una cosa che non esiste. Fate impazzire. Se veramente il problema, il progetto Zauri era quello di valorizzare i giovani, quando parte il campionato la società, d'accordo con Zauri, prende Campagnaro, Del Grosso, Bruno, tutti quelli di cui tu parli e non li conferma.
matematica, no, voglio dire, è per quello che state facendo una cosa che non esiste, sto fatto di fare il progetto Zara in 3 anni e 4, che allora che c'entrava a tenersi tutti gli anziani? Evidentemente non era questo il progetto era di tornare alla squadra, di affidare con gli anziani, con i giovani, fare una cosa mix, come ha detto Tonino, però altrimenti, voglio dire, questo dare troppo peso a questa storia, usciamo fuori, anche perché in questo momento, ripeto, se no continuiamo a parlare, a chiacchiere di questa situazione, Pescara se li trova in C. Sì, però... Li trova in C, no, non ci sono soluzioni, no. Ragazzi, oppure stiamo a pensare a un altro allenatore. Sono stati due della mia storia che ricordo, quando il Pescara ha cambiato 3-4 allenatori, disastro totale, è successo nell'81-82 con Malatrasi, Chiappella, successo nel 2001 con Delio Rossi, Galeone, Burnic, Delio Rossi di nuovo, qua, retrocesso, tutte e due, 20° posto e 20° posto, con pochissimi punti. Quindi voglio dire, in questo momento veramente andare a vedere questa storia, io mi auguro che non ci sia quello che dici tu, anche perché mi auguro, ma penso pure che non ci sia, perché se tu sei allenatore, se l'allenatore nuovo che viene dalla primavera, che ha lo stesso progetto, e la prima cosa che fa mette del grosso centrale che ha 36 anni, evidentemente quello che dice. Scusami Totò, però Alessandro si chiede perché la scelta cade sempre sugli allenatori della primavera. Questo è avvenuto solo quest'anno, perché ci sono state anche scelte vincenti, sì, come di Francesco, però negli ultimi anni, io attenzione, non è che volevo sono stati anche presi allenatori sul Pescara, mi sembra che ci sia una propensione un po' troppo esagerata. Il campionato primavera, Enrico, è una cosa, il campionato professionista è un'altra cosa. Però, è scusami Alessandro, però noi stiamo sottovalutando quello che pensano gli addetti ai lavori, noi stiamo vedendo all'esterno, cioè questa moda, voglio dire, alla fine la scelta chi la fa? La fa lo presidente, lo fa il direttore sportivo. Cioè, ripeto, la fa l'altro direttore sportivo. Ma io credo sportivo. Che la scelta sia solo del presidente di Zaghi. Non ci credo, perché non è quello, perché non è la scelta mirata a valorizzare i giovani, non è quello. Non è quello il progetto è quello di fare una squadra che sia comunque competitiva, che possa dare comunque giocare un buon calcio come nella tradizione del Pescara. Proprio per questo non è piaciuta la gestione Pillone a tanti. A tanti. Però voglio dire, non è piaciuto per quello, perché non è piaciuto quel tipo di calcio. Però l'idea non era quella di valorizzare i giovani e punto. Altrimenti, ripeto, ci voleva niente, toglievi 10 giocatori di cui parli tu e alla fine facevi un altro tipo di squadra. Però quelli con più esperienza rappresentano una minoranza all'interno del no, però, però lui sta dicendo da oggi, da 3 mesi, che la causa è questa, di questa minoranza che praticamente ha imposto Marcello Gozzauri, ha creato problemi allo spogliatoio, alla squadra, eccetera. Non è una cosa plausibile questa, ragazzi. Scusami Riccardo, proprio in maniera veloce ad Alessandro, perché ha posto una domanda. Ma innanzitutto, facendo gli scongiuri come Alessandro, io un'osservazione. Sì. No? Ma è anche una provocazione giusta. Io ritengo che comunque nel caso in cui già le prossime due partite dovessero andare male, supportate anche da un gioco negativo, non si aspetta la terza, rischia l'allenatore, e secondo me la scelta obbligata è quella di tornare su Luciano Zauri, perché non penso che ci sia un allenatore oggi che possa ritrovare spazio e esperienza per giocare le ultime partite. Però giochiamoci partita per volta, sapendo comunque che ci sono anche alcuni giocatori giovani che non hanno fatto un esploit particolare, anche questa è stata una delle cause principali. Riccardo, poi voglio sentire anche Tonino. Sono d'accordo, molto d'accordo. No, volevi dire un'altra cosa prima. Sì, poi sai, quando si parla mi vengono in mente che delle risposte che devo dare, forse sì. Cambia argomento, è più difficile. Se hai perso il filo andiamo da. No, ho perso il filo. No, volevo dire che comunque anch'io penso che se non andiamo bene ci sarà un ritorno di Luciano Zauri. Ne sono fermamente convinto, perché Luciano non ha fatto male. La mia domanda iniziale era diversa, cioè come si è arrivati a questo punto, ognuno ha dato una chiave di lettura, Alessandro è partito da Pillon, poi
quando Totò sosteneva che la squadra però è stata Mi è venuta in mente la risposta a Totò adesso. Quando è stata allestita dal presidente, dai direttori, Alessandro ha sostenuto no, fa tutto il presidente, mi sembra di aver capito. No, io no, lui si riferiva alla scelta di Zauri, non che ha detto io credo che sia stato quell'aspetto sulla io credo che Repetto avrebbe voluto mantenere Pillon. È una convinzione. Ci può stare, anche se non c'ho mai può essere. È un mio pensiero, poi prevale però ripeto, non vuole essere una cosa denigratoria nei confronti ma di no, Zauri, è solamente un'osservazione, siccome c'è questa voglio dire questa indole, questa propensione. Adesso al Torino hanno chiamato Longo perché è un cuore granata e Longo secondo me fra due giornate con questo trend viene esonerato. Cioè, bisogna anche all'Udinese. Però voglio dire, quando si parla di gavetta, cioè a certi, in qualsiasi livello c'è un tempo di gestazione che ci deve essere, dai. Oggi io lo voglio, voglio dire, però il problema è come viene scelto Zauri o Oddo a suo tempo, e c'è una valutazione non solo del presidente, c'è una valutazione sul lavoro fatto. Cioè Zauri ha lavorato 3 anni con questa squadra, vice, primavera, e quindi è secondo me una valutazione obiettiva, serena, su quella cosa che non sappiamo. Scusa, quante volte l'abbiamo visto lavorare Zauri o lavorare anche Oddo all'epoca durante il campionato? È ovvio che è una valutazione di competenza, voglio dire, altrimenti non si spiega, non è che è un azzardo, voglio dire, secondo me è una valutazione. Poi se la cosa non riesce, evidentemente gli errori saranno fatti da tutti, non solo dal presidente, anche dagli altri che l'hanno valutato in quel modo, se è valutato in maniera sbagliata. Noi vediamo dall'esterno quello che però può della essere. Squadra primavera dell'anno scorso, l'unico che ha esordito è stato Borrelli, forse Palmucci 10 minuti, non è che c'è stata ma appunto per questo ti dico che non era quello il progetto. No, io dico la valutazione sull'allenatore, ma nessuno viene data in base al lavoro quotidiano di un allenatore della primavera dell'esordiente o via dicendo. Perché insomma, tu sei più per allenatori, mi sembra di capire, con un po' di esperienza. Sì, assolutamente. Okay. Riccardo? Tipo Cosmi, che è andato a Perugia al posto di oggi. Non mi dire che il filo aspettavo che finisse. Vai. Apparire Cosmi là. La differenza è che quando l'ultima partita che hanno segnato con Zauri in panchina, due si sono abbracciati, erano tutti sparpagliati. Al primo gol i giocatori di retrotagli sono abbracciati in 21. Totò, ti devo rispondere perché c'era qualcosa che non andava. Guarda, sì, qualcosa c'era. Già te l'ho detto, c'è qualcosa. Lo sai. Ma non posso mica ripetere quello che succede, però so che all'interno dello spogliatoio c'era una spaccatura. Mi ma la dimostrazione è quello che ho visto. Solo tu. No, non lo so solo io. Anche perché non è che fai sto mestiere a tempo pieno. No, ma non lo so solo io. Io non lo faccio più. Ma non lo so solo io. No, ho capito, ma io non l'ho letto in nessuna parte. Fammi capire. No, quello che ho letto sui giornali, che è apparso abbastanza evidente, perché il capitano è stato messo anche fuori squadra, quindi più di evidente di così. Che non c'era però non penso che ci sia stata una cordata dentro la squadra per togliere Gian Zauri. Di questo rapporto precedente e attuale. Quello che ti dicevo prima, secondo me ultimamente Luciano Zauri è, cioè anche tra l'altro è anche bravo, però non c'era più un bellissimo rapporto da quello che ho sentito dire così dal di fuori. Bellissimo rapporto con lo spogliatoio non c'era, con i vari senatori, con i 4-5 non c'era con Del Grosso, per cui non penso neanche, se malauguratamente dovessimo andar male queste 4 partite, che la società potrebbe rimettere di nuovo un tecnico giovane, perché poi a quel punto rischi magari i bassi fondi, devi mettere poi un allenatore stile Pillon. Poi bene, a quel punto andiamo in pubblicità poi e apriremo questo discorso, dove può portare questa contestazione in prospettiva. A tra poco.
Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Zeta Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Allora, siamo entrati nella fase finale, sono le 22:06. Questa protesta ambientale si è tornata indietro di tanti anni perché non c'è un clima facile che poi si può ripercuotere sulla squadra, anche se la squadra in effetti è sempre sostenuta dai suoi tifosi. Guerino, partiamo da te, tu che sei un politico in tutti i sensi, però cosa ti senti di dire? Ovviamente non la condividi perché ci mancherebbe. No, la protesta fa parte anche un po' il sale dello sport, del calcio più che dello sport, quindi ci può anche stare, però quando si arriva
ad entrare un po' nella sfera. Non mi riferisco alla contestazione allo stadio, mi riferisco a questo fatto di cercare subito un'alternativa a questa società, che ci può anche stare, purtroppo non c'è. Ma guarda, l'abbiamo detto all'inizio, Pescara non dico che è una città a sé o diversa, però è una città dove veramente vai, sale le stelle e scende le stalle nel giro di poco tempo, perché il presidente fino a qualche tempo fa, quando aveva inanellato anche la seconda Serie A, era diventato una sorta di remida nella nostra città. Adesso invece è avversato da una parte della curva. E quindi a cosa si va incontro? Si va incontro sempre a un discorso di risultati, perché se per caso in queste 3-4 partite di cui stiamo tanto parlando si riannodano un po' i fili, il Pescara non perde, ti fa due vittorie, un pareggio. Quindi tu pensi che i risultati possono cementare, sì, il rapporto? Possono far ridare un minimo di slancio, e secondo me poi la parte contraria alla società risulta essere minoritaria. Alessandro, il futuro di Sebastiani? Non lo so, io non credo. Non... La prima volta che vedo 30-20 secondi di silenzio, è una mia domanda. Il futuro di Sebastiani, no, non lo so. Io credo che una parte di questa azione sia figlia del suo atteggiamento arrogante che ha sempre avuto. Dall'altra però credo che a livello manageriale sia un elemento di altissimo profilo. Probabilmente in questo momento storico, oltre ai risultati che devono arrivare, ci sia bisogno di un qualche cosa che lo riesca a far legare. Tipo? Non lo so, forse anche essere avvicinato da qualche dirigente che goda di grande credibilità nei confronti della tifoseria, o di un qualche cosa. Bisogna, questa frattura che in questo momento c'è non deve portare alla distruzione del Pescara perché devi eliminare il presidente. Non credo che sia questa la... Anche perché l'abbiamo già vissuta questa situazione. L'abbiamo vissuta, ma sarebbe una cosa per la città pessima, per gli impiegati della società, per tutto quello che... per il mondo Pescara Calcio, che non è solo il presidente. Probabilmente in questo momento c'è bisogno di qualcuno anche che lo aiuti a livello proprio politico, probabilmente tra virgolette, a far sì che la gente pian piano si avvicini. Lui sicuramente deve cambiare anche atteggiamento. Sì, la conosciamo la società di chi è composta, sì, sì, ci sì, sono, sì. Però tu mi hai fatto soci occulti, no, c'è Koski, c'è Victor. Questa Meta, situazione è figlia un po' dei risultati che ultimamente non sono venuti, del suo atteggiamento scontroso, arrogante anche, però dall'altra parte bisogna anche riconoscere che ha avuto dei grandi meriti. E allora voglio dire... siccome credo che le persone intelligenti trovino anche una soluzione per cercare di risolvere le cose, io sarei un po' più per fare una tavola rotonda e far sì che le componenti di questa città convergano un po' tutti in aiuto del Pescara. In questo momento mi sembra che ci sia una situazione che più che rafforzare il Pescara lo stia indebolendo. Enrico. Questo sicuramente, però mi sembra un discorso un po' virtuale, non con tutto il rispetto... per quello che stai dicendo, ma dopo bisogna andare alla concretezza, concreto, no? Cioè, alla concretezza. Solo i risultati, ecco. Solo i risultati possono a parte essere i risultati, Tonino. Forse neanche i risultati, perché lui ultimamente e tu lo sai, è visto male anche quando vince. Esatto. A prescindere, per cui cioè, pensare che lui sia un arrogante, sinceramente per me non lo è un arrogante. Per me c'è, cioè, tra l'altro è uno che ha saputo fare il suo lavoro qui. Poi non ci dimentichiamo quando è andato in Serie A l'ultima volta, ha cercato, e qui c'è un politico che ce lo può dire, ha cercato nella città di Pescara altre collaborazioni che alla fine nessuno si è voluto sedere a quel tavolo. Siamo arrivati a un clima di sfiducia sempre di una parte della tifoseria, che poi è quella più rumorosa. Ma quello è un patrimonio suo. Cioè a questo punto lui venderebbe anche, perlomeno se gli capita l'occasione, ha sempre detto io sono qui, ma c'è qualcuno disposto questo che ad acquistare? Forse forze imprenditoriali adesso abbiamo, eccoci, che è vero o no? Non sono interessate, che
probabilmente hanno anche timore ad avvicinarsi a questo mondo del calcio. Esatto, non è che ci sono questi imprenditori facile, che a Pescara, no, Ototò. È indubbiamente non ne vedo. Ma è a maggior ragione, cioè, lo andiamo anche a insultare, poi facciamo la fine di Scibidia, poi lo rimpiangeremo, oppure ritorneremo ad avere i Soglia, ad avere i... Come se ne esce? Adesso non ti possono venire manco più i cinesi. Appunto. Ma non voglio neanche più investire i cinesi, guarda. Gli australiani, voglio dire, non ha senso. No, che senso ha? Ma essere insultati nella tua città... È condannato a cercare di vincere. Cioè, se vince sta a posto. Quello. Ma tutti i calderi... L'unica soluzione... Ma così come è successo? Cioè, il presidente più vincente della storia del calcio... Pescarese è insultato da 2 o 3 anni a questa parte in modo, anche se esce il sole, se una partita la pareggia al 90esimo viene insultato, anche quando abbiamo vinto, io ho sentito a fine partita Cori. È successo a tutti. A prescindere dal fatto che lui non è un ricco di famiglia, l'ho già detto, ma è un manager. Il manager non è né scontroso né arrogante, lui è un concreto nel suo progetto. E quando un manager prende una delle decisioni è sempre che c'è sempre qualcuno che non è contento. Però, come ha detto Tonino, lui ha sempre garantito tutto a tutti, perché questo devi guardare. Ci sono società che sono fallite, molto più blasonate di noi. Lui mantiene comunque una squadra. Io ripeto, anche quest'anno è nata di partenza, che non era una squadra magari da segretamente, ma una squadra abbastanza forte. Poi quello che è successo dopo sono cose che non si sapevano. Ha sempre messo in campo una squadra competitiva. Forse, se gli devo fare un appunto, è stato sulla mancanza dell'attaccante quando era in Serie A, che si è fidato di un francese sul mercato come lo fanno tutti. Ma per il resto lui dov'è? Perché è criticato? Io voglio domandare, perché uno deve essere criticato costantemente, insultato, per quale motivo? Cioè, io quello che mi domando è, ancora oggi non ho ancora capito il perché. Forse perché sta diventando un gioco, forse come esattamente come i tifosi della Lazio contestano lo Tito. Perché tu contesti lo Tito? Esatto, è la stessa cosa. I tifosi della Lazio tuttora contestano lo Tito, stanno facendo campionato. Cosa può fare? Ma come no? L'hanno contestato ancora. Tuttora c'è un disegno adesso. Tuttora no, perché vince. È quello che stavo dicendo prima. Cioè, io questo accanimento, anche di questi striscioni, a mio avviso, troppo volgari, non vanno bene, non è costruttivo per nessuno, non serve a niente. Quelli che dicono, preferisco ripartire dall'eccellenza, sono persone che non sanno quello che dicono, perché quando tu riparti dall'eccellenza non è che l'anno dopo sei in Serie B, ci metti 4-5 anni, cioè l'età migliore da tifoso di quello che se lo augura, cioè l'età migliore da tifoso di quello, si rivede a Vasto, a Pineto, ma cosa di? Cioè, noi dobbiamo mantenere invece questa squadra saldamente per quello che è, dare tutti una mano per far sì che questa squadra vada sempre meglio. Torino, hai detto sono pilotati? Peggio. Potrebbe essere che, perché non si spiega che sono 3 anni a questa parte facendo i campionati, che arriviamo a un passo dalla Serie A, che lui sistematicamente viene trattato così dalla sua città. Allora potrebbe anche essere, attenzione, che c'è un quadro giusto per far sì che lui si stanchi e vada via. Lui si sta stancando. Ecco, Alessandro ha detto potrebbe farsi affiancare da qualche elemento della società. Ma secondo me c'è stato... Guarda, il Pescara sotto il profilo della comunicazione negli ultimi anni ha lasciato molto a desiderare. Questo è il mio pensiero e mi prendo la responsabilità di quello che dico. Nelle fasi critiche, secondo me c'era bisogno di tutto altro approccio. Però, così come ho questo pensiero, ti ho detto che dall'altra parte ti dico, perché per me i meriti manageriali sono indiscutibili. Probabilmente non è stato bravo a far coincidere tutte e due le cose nello stesso modo. E così, come ho anche detto prima, non credo che augurarsi il fallimento del Pescara sia un qualche cosa che possa essere di aiuto alla nostra città, tutt'altro. Quindi questo è il mio pensiero, io non c'ho niente contro il presidente, per l'amor del cielo, mi hai fatto una domanda e torno. No, quando le idee vengono espresse con sobrietà, con eleganza, come fai tu, ci mancherebbe, ma per capire a cosa si va incontro, perché non è che Sebastiani sta lì eternamente, arriverà un giorno che dirà basta, ok, qui non si può andare avanti, basta, no, perché poi se nessuno si fa avanti non può farlo, Enrico, dicevo,
ogni presidente durante la propria carriera, tra virgolette, è stato osannato, certo, ed è stato anche, certo, criticato, però io ritengo che non si debba mai scendere poi sotto l'aspetto personale, certo, e quindi anche qualche parola di troppo ci può stare, però non bisogna andare. Quindi siete d'accordo che non bisogna andare la oltre la prospettiva di trovare nuovi imprenditori in questa città, un'impresa ma dura. Io penso che attualmente non ci siano, anche perché visto il clima non penso che in questo momento ci sia anzi al di là del clima una classe imprenditoriale pronta a fare sacrifici per il mondo del calcio. È vero che in questi anni si è parlato meno dei giovani che Pescara ha sfornato e più forse delle, esatto, plusvalenze o di altro, esatto. Adesso molti tifosi sono diventati, sono anche esperti commercialisti. A me interessa che il Pescara vinca, gioca bene, gioca male, si critica l'allenatore, esatto, certo, però non vedo, io sento molti commenti dicendo no, il presidente perché si prende lo stipendio, perché ci guadagna, a me queste cose tanto sono cose inventate, non interessa la maniera più assoluta. Io ritengo che comunque il momento è difficile. Io ho ascoltato pure qualcuno e mi ha detto speriamo che falliamo così riniziamo, spero che questo non accada mai, perché poi il Parma ci è riuscito, qualche altra squadra è riuscita, ma altri sono nei bassi fondi, è difficilissimo uscire dall'inferno da 10 anni, esatto. Abbiamo visto anche adesso a Teramo dove il Bogliachini ha fatto una squadra competitiva, ha preso un allenatore importante per la categoria e ha dovuto ripiegare sul Cetteo, poi facciamo un grande bocca al lupo, però oggi fare calcio è difficile, qualche errore Sebastiani sicuramente l'ha commesso, però non è imputabile a Sebastiani la situazione del Pescara. Penso che se facciamo, come abbiamo detto prima, un bilancio di quello che è accaduto dall'arrivo di Sebastiani insieme agli altri soci ad oggi, non ci siamo goduti la Serie A due volte di seguito, però penso che abbiamo visto giocatori che oggi stanno in nazionale e che sono, vediamo qui, basta voltarci alla sinistra. Siamo sempre retrocessi, non è che abbiamo una tradizione, ci siamo salvati un anno, non è che questa è una città. Sì, sì. No, ma mi rendo conto che quelle retrocessioni possono ferire il tifoso, ci mancherebbe, feriscono tutti. Non è che siamo l'Atalanta, però attenzione, non è che veniamo da una storia. Ma anche l'Atalanta. Di 8 anni di Serie A o l'Ascoli che abbiamo fatto. Sì, ma anche l'Atalanta all'inizio faceva così, facevamo A, B, sì, A, B. Tu che ormai hai un'esperienza elevata alle spalle, elevatissima. Sei preoccupato per il futuro anche della società o no? No, perché credo, se adesso l'abbiamo vissuto in questi anni, cioè, è stata una cosa ondivoga, nel senso che a seconda dei risultati, come dicevamo prima. Però tu mi insegni che anche nella gestione Scibilia si è contestata, la corda alla fine si è stuccata. Però se ti ricordi anche Scibilia era osannato e poi contestato. Cioè la storia del purtroppo. Però alla fine sono dovuti andare via. È questo. Beh, è stata la scelta sua, io non credo che. Cioè, il problema qual è? Ma ci fu un corteo in città, cioè chiunque avrebbe abbandonato in quel la momento. Scibilia? Beh, con Oliveri vabbè, là c'è stata pure una storia poco chiara, quella della cessione gratuita ai Paterna, sì. Voglio dire, sono tutte storie che meglio non rimangano. No, perché, voglio dire, si può andare incontro alla cessione, uno si stufa e dice basta, non ce la faccio più. Ma chi? Appunto. Non esiste, per quello credo. Quindi secondo te Scibilla Sebastiano ha la forza di andare avanti nonostante questo clima? Secondo me sì, anche perché credo che in questi 10, quasi 11 anni lui soprattutto proprio sul piano di dirigenziale si è notevolmente migliorato, cioè Sebastiani della prima campagna acquisti della Serie A, quella di Caraglio e via dicendo, Coldrup eccetera. Errori pagati a caro prezzo. Oggi quel Sebastiani lì lo caccerebbe dalla società, perché è tutto un altro, cioè lui sicuramente è migliorato sotto questo, non solo è migliorato, oggi credo che sia un dirigente molto preparato,
che conosce l'ambiente. Che quindi entrato... secondo te a giugno non succederà niente? No, secondo me no. A meno che non arrivano i cinesi, ma non ci credo. Anche voi che pensate? A giugno adesso, ripartirà Sebastiani? Soprattutto adesso quando i cinesi... Viviamo la giornata perché dipende... Ecco. Ritorniamo al campionato di Serie B, dipende molto da queste, da cosa succede in queste settimane. Riccardo, non succederà niente a giugno? Assolutamente non succede niente e mi auguro che non succeda nulla. Torino e Alessandro sono dello stesso avviso? Per me no, assolutamente non può succedere nulla, così anche perché non c'è nessuno che può acquistarlo. Se lui avesse delle proposte, però non... Allora, un piccolo cenno sulla partita di Crotone, perché la realtà è questa, bisogna far punti dovunque, con chiunque. Il Crotone stroppa l'andata, ci ha dato una bella lezione di calcio. Intanto Andrea, ci sono novità dai posticipi? No, non ci sono novità, sempre 1-0 per il Chievo contro la Salernitana in Serie B, in Serie A vantaggio di misura del Milan sul Torino 1-0, vantaggi interni con un gol di scarto anche nelle due gare di Serie C, dunque per Carrarese e Reggio Audace. A te. Le prossime quattro partite tutte alle ore 21, a Crotone con l'Ascoli in casa domenica prossima sempre alle 21 e poi doppia trasferta col turno infrasettimanale Benevento e Spezia, è il momento cruciale del campionato, no Alessandro? Sì, perché sono delle squadre assolutamente in grande salute, però io prima ho detto il Pescara due partite le ha perse per degli episodi, non è che le ha perse perché è stato schiacciato l'avversario, non è escluso che Pescara a Crotone faccia una grande prestazione, è difficile fare un pronostico alla luce dei risultati passati, Pescara potrebbe anche vincere la partita brillantemente a Crotone, non è detto che adesso il Crotone... E sta viaggiando a gonfie vele. Ecco, ma in questi momenti difficili come si ragiona? Cioè si guarda una tabella salvezza, 45 dovrebbe esserci la salvezza, però dipende anche dalle altre perché la zona playout si è alzata. E ogni risultato domenicale ti può vivere la giornata. Ti può far vedere il vertice, come ti può fare anche invitare a guardare. Stiamo a 9 punti, mi pare. Io non credo che 23 mettiamo anche la zona playout. Sì, le playout, ma dalla terz'ultima. Ma non credo che Pescara. Io non credo che Pescara che venga risucchiato, esatto, nella zona calda. A meno che queste quattro partite. Quattro partite possono cambiare il volto in positivo e in negativo. Con le squadre di altre classifiche che abbiamo sempre fatto bene. Se la Cremonese incomincia a rifare punti, che è la corazzata. È meglio affrontare un in alto in classifica che abbiamo espresso al calcio. È meglio affrontare subito le più forti. Come ne metto, e allora Pordenone, perché secondo me abbiamo vinto. Quindi è meglio affrontare un in alto piuttosto che una un po' immischiata nella fase salvezza che forse ha ancora più fame. In questo momento Pescara ha 4 punti di vantaggio sulla zona playout e 3 punti di ritardo sulla zona playoff. Quindi tu la classifica dove la guardi? In che senso? La parte alta o la parte bassa? Continuo a vedere sulla parte alta, però con questi grandissimi rischi di queste 4 partite. Comunque, rivedendo un attimo la classifica, tolto il Crotone che ci ha dato una lezione di calcio, sì, con le altre, ricordo Benevento abbiamo vinto 4-0, le altre abbiamo perso in maniera stiracchiata, abbiamo vinto, cioè non c'è stata una squadra che ci ha messo sotto. Comunque come trasferte sono belle, Crotone, Spezia e Benevento in casa ci ha dato, sì, ci ha dato filo da torcere, ci abbiamo messo un po' del nostro veramente le squadre che ci hanno messo in difficoltà a parte il Crotone sono state Cosenza e Venezia. Esatto, Cosenza e Venezia, sì, qua da noi sottovalutiamo questa vittoria col Cosenza, diciamo, però ha vinto però forse paradossalmente quella partita potevamo per esempio Cosenza con Pillon si può tirare fuori? Dipende, adesso tu sei andato a vince a Livorno, attenzione, che hanno vinto tutti, adesso si vede, il Cosenza domenica c'è una partita in casa non facile mi pare. Con il Frosinone, ecco, per cui... se non ricordo male, vabbè adesso ho chiesto di Pillon perché sai che a Pescara si parla ancora. Sì, però ha vinto a Livorno che ci hanno vinto tutti. Cosenza-Frosinone, l'anticipo di venerdì, esatto. Poi se fa punti lì, se fai 3 punti lì, allora cazzo. Diretti, vabbè, meglio che non l'avrei vista questo turno. Comunque ogni partita sono tutte partite incredibili, sono, tu vedi. È la Serie B. Ti ho chiesto Totò di Boginovo o no? No, hai chiesto. E chi? Dimmi qualcosa. Guardi qualcosa, io ti dico la verità, quando ho visto la prima volta Boginovo a Lecce e poi dopo la Juve, secondo me era un talento incredibile. Mi colpì tantissimo, soprattutto. Hai sentito le sue dichiarazioni? È venuto molto motivato. Sembra vederlo, sembra molto motivato. Capire certo, negli ultimi 3 anni ha fatto poco, cioè la Serie B bulgara
campionato però 33 anni di seconda, non sono... terza fascia, però 33 anni non è che sono tanti, anche se lui insomma a Lecce ci arrivò che aveva 14 anni, quindi ha quasi 20 anni di carriera questo buon, quindi bisogna capire come in che condizioni fisiche soprattutto, sì. Credo sul piano mentale non ci siano problemi, perché mi è sembrato molto motivato, e poi uno che ha fatto questo mestiere ad alto livello non credo che voglia fare brutte figure. Nell'ultimo giro vi potete sbilanciare, Riccardo, questa classifica la continua a vedere dal basso verso l'alto o viceversa? Dal basso verso l'alto, io sono convinto ancora che non entriamo nei playoff, però... Però? Però l'attaccante è un punto fondamentale, meno male che tra l'altro da domani si riprende anche ad allenare Tuminiello, che è una nota veramente positiva. Sì, fino a fine marzo non lo avremo. Per dirti, adesso... No, devi sperare su Bogino. Devo sperare su Bogino. Io l'ho incontrato, l'ho proprio incrociato allo stadio, fisicamente, era un bel ragazzo, mi è sembrato bello tonico, poi chiaramente in campo è un'altra cosa. Però a vederlo così, non ha un filo di grasso, tirato, sta bene. Sì, ma in campo lo dobbiamo... Poi dobbiamo vederlo in campo. Però... Pure loro stanno belli tirati, non tu, loro chi? Stanno belli tirati, un po' tutti, tranne tu che sì. Hai qualche chiletto. Allora, che io nel mio fisico sto bene, certo. Sono anche grosseno, non dimenticarlo. Certo. Scusa, Tonino, guarda, 5 punti, se riuscissimo a fare 5 punti in queste 4 partite, che è difficile vincere con l'Ascoli e poi andare a rubricchiare qualche punto... Poi andiamo a guardare la parte alta. Alessandro, oggi come oggi, ecco, il Crotone è squadra che è reduce anche da qualche passo falso. Perso, però oggi come oggi, forse col clima che si respira l'Adriatico, forse è meglio di non giocare fuori casa. Sì. Anche se si tratta di Crotone, Spezia e Benevento. No, perché il Pescara poi i giocatori di categoria, è vero che hanno giocato i 99-2000, cioè gli stessi giocatori che lui imputa essere i carnefici di Zauri, perché lui ha detto questa sera, secondo me sono gli stessi che in queste partite dove c'è da tirare fuori gli attributi risponderanno presente. Quindi oggi come oggi forse giocare qualche partita in più fuori potrebbe essere un qualcosa... Siete d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo con quello che ha detto Alessandro. Bisogna ovviamente vedere questo ciclo che da terribile potrebbe essere un trampolino di lancio. Potrebbe essere un trampolino di lancio, oppure siamo destinati a fare un campionato in chiaroscuro e quindi sofferenza fino alla sofferenza, fine. Aspettiamo la fine del campionato per poi ripartire. Totò. Infatti va messo in bilancio proprio questo, cioè questa è la squadra che in ogni caso adesso deve tirar fuori veramente il carattere, anche se cioè anche per lottare nel caso per salvarsi, perché la chiave di questa squadra in questo momento è quella di avere la personalità, la capacità di tirare fuori il massimo dalle sue debolezze, perché il campionato è ancora tanto tanto lungo, le insidie sono tantissime, bisogna capire qual è il carattere di questa squadra al piazzamento finale, manca ancora tanto. Ringrazio Riccardo Clinco, Antonio D'Angelo, Notti d'Oro sempre Antonio, sì, Notti d'Oro. Alessandro Alberti, grazie a Antonio De Leonardis, ringrazio Andrea Costantini, le aggiornamenti, Andrea? Allora, non ci sono in Serie A e in Serie B, Milan-Torino 1-0, Chievo-Salernitana 1-0, in Serie C, Carrarese-Renate 2-1, e Reggio Audace-Arzignano 3-1. È tutto. Grazie a Maurizio da qui in regia, a Loris Bennato, la GT Fotovida, Stefano Recalati. Ovviamente ci vedremo lunedì prossimo dopo Crotone-Pescara e cominceremo ad avvicinarsi a questo ciclo terribile di 4 gare. Ci vedremo lunedì sempre alle ore 21. Grazie per averci scelto.